Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi riprendiamo con una storiella scritta, inventata e illustrata da mio padre Paolo. È stata fatta nella seconda metà degli anni Ottanta per i miei figli quando erano ancora piccoli, quindi sicuramente adatta ai bambini, ma consigliata anche agli adulti che hanno voglia di fare un tuffo nella fantasia e di fare un salto indietro nel tempo. Bene, io vi saluto, vi auguro buona visione, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se vi va e sempre se vi va di lasciarmi un bel pollice in su. Quindi buon ascolto e buona visione a tutti. C'erano una volta due bambini che si chiamavano Beatrice e Giovanni. Vivevano in un piccolo paesino sulle montagne sopra Lecco, in Lombardia. Era un giorno di dicembre e il Natale era alle porte. Nonostante l'aria frizzante, i due bambini stavano giocando in giardino, quando a un certo punto videro arrivare il postino tutto trafelato. Il povero uomo, che si chiamava Noè, era tutto sudato nonostante il freddo, in quanto stava portando un pacco di dimensioni e di peso davvero mostruosi. I bambini non stavano più nella pelle dalla curiosità. «Forse è un regalo di Natale», disse Giovanni. «Beh, io direi che l'unico modo per sapere cosa c'è nella scatola è aprirla», rispose Beatrice. Il pacco, intanto, aveva iniziato a muoversi vistosamente. Cosa poteva contenere? Forse un animale? Chi lo sa? Con l'aiuto del postino Noè, i bambini cominciarono a scartare e a rompere il grosso involucro e, sorpresa delle sorprese, dal grosso scatolone saltò fuori un cavallino con tanto di criniera, coda e zoccoli. «Evviva! Guarda Giovanni, è un cavallo! Oh, che meraviglia! Ma chi è che ce lo manderà?» Nel frattempo, attirato dal grande trambusto, era arrivato anche il papà dei bambini, che guardando meglio nel pacco aveva trovato una lettera. «Guardate un po', bambini! Nel pacco c'era una lettera! Sembra proprio che arrivi dalla maga malefica. Ora la leggiamo. Carissimi Beatrice e Giovanni, Natale è ormai vicino, ma questo non è un regalo. È un cavallino fatato che deve portarvi al nostro castello perché abbiamo veramente bisogno del vostro aiuto. Dovete montare il sella e al resto ci pensa Violino. Violino era il nome del cavallo. Tanti auguri di buon Natale, fata malefica, Tippo e Tappo». Il cavallino, che nel frattempo si era messo a brucare tranquillamente nell'erba del giardino, era dotato di due grosse ali, con le quali in volo avrebbe accompagnato i bambini a destinazione. «E allora, bambini, quando pensate di partire?» chiese la mamma, anche lei nel frattempo intervenuta. «Io direi il più presto possibile», rispose Beatrice. «Selliamo il cavallino, ci prepariamo e ci facciamo condurre da Violino verso il castello della maga malefica. Così vediamo qual è il problema». Ed ecco che, in men che non si dica, i tre furono pronti per la partenza. Violino conosceva bene la strada e in pochissimo tempo i bambini furono in vista del castello della maga malefica. E ad accoglierli c'erano già i due gemelli della fata, Tippo e Tappo. I bambini furono accompagnati all'interno del castello, dove trovarono la maga malefica, che era sì felice di vedere i bambini,
ma aveva un'espressione molto triste e preoccupata. «Ben arrivati, cari bambini. Sono felice di vedervi. L'amicizia si vede anche da queste cose. Ma fa molto freddo. Seguitemi. Ho acceso un bel fuoco davanti al quale ci accomoderemo e vi racconterò con calma quello che è successo». Una volta che tutti si furono scaldati e rifocillati con del buon cibo e bevande, la maga cominciò a raccontare. «Bene, cari bambini, la storia è questa. Su queste montagne, come ben sapete, ci sono numerosi castelli, con altrettanti maghi, fate, streghe, stregoni, streghini, mostri e mostrini. Ma nessuno è terribile e cattivo come il mago Caramello». «Il mago Caramello? Sembra che abbia un nome molto dolce». «No, non lasciarti ingannare dal nome», riprese Malefica. «Caramello non è affatto dolce. Al contrario, è la persona più malvagia del mondo. Figuratevi che ha studiato un unguento spray che fa diventare tutti piccoli, neri e pelosi». «Bene, cari bambini, io vi ho fatto venire fin qui perché il vostro compito sarà quello di recarvi presso il maniero del re Caramello e di sottrargli l'antidoto. Lo tiene ben custodito nelle sue stanze. Voi siete volti nuovi e c'è molta più possibilità che riusciate ad avvicinarvi. Noi ormai siamo molto conosciuti e non riusciremo neanche ad arrivare in prossimità del castello. Ve la sentite quindi di aiutarci?» «Caramello non scherza mai. Il suo unguentaccio spray lo sta usando solo per sete di potere. Uno dopo l'altro sta eliminando tutti gli altri maghi delle montagne. Ti ricordi mio marito, il mago Galafrone?» «Ma certo che ce lo ricordiamo, Malefica. Ma che gli è successo?» «Seguitemi nell'altra ala del castello e vedrete coi vostri occhi di cosa sto parlando». Quando i bambini giunsero nella stanza indicata loro da Malefica, lo stupore fu enorme nel vedere lo spettacolo che avevano davanti agli occhi. Da una scatola fece capolino un omino tutto nero e peloso, altri non era che il mago Galafrone, una volta un omone grande, grosso e muscoloso. Questa visione all'inizio suscitò una grande ilarità nei bambini, ma subito dopo, resisi conto della gravità del problema, chiesero a Malefica in che modo avrebbero potuto aiutarla. «Cari bambini, ho creato un unguento apposito che una volta spalmato sul corpo dona dei superpoteri e sicuramente vi faciliterà il compito. Ora vi accompagno nella mia stanza segreta, nella quale preparo tutte le mie pozioni e i miei intrulli. Così potrete provarlo immediatamente». Detto fatto, i due fratellini vennero accompagnati nel laboratorio segreto della maga e senza perdere tempo cominciarono a cospargersi con l'unguento fatato. Purtroppo la pomata aveva anche un piccolo effetto collaterale e obbligava chiunque se la spalmasse a parlare in poesia. «Che fratello eccezionale, che grandissimo stupore! Tra la gioia generale parla come un professore!» esclamò Beatrice. E Giovanni subito rispose: «Io di averti per sorella son contento, son felice, perché tu sei la più bella e il tuo nome è Beatrice». Il gufo Anselmo sembrava piuttosto infastidito dalla cosa e a quanto pare anche Tappo, che non poté fare a meno di intervenire. «Mamma, a me sembrano due scemi, per favore fai qualcosa». «E va bene, in effetti qualcosa si può fare. Tappo, prendi quella bottiglietta di salsa verde che sta sopra la mensola
e somministrane un cucchiaino a testa ai due fratelli. «Beh, ma che schifo questa cosa! Sa di popò!» esclamò Beatrice. «Per forza! Fra gli altri ingredienti vi è anche la popò di camaleonte, ma vi assicuro che non è dannosa!» Risolto questo piccolo problema, i due fratellini furono pronti per la partenza, e così anche il loro fido violino, e senza indugio si diressero verso il castello a scacchi rossi e blu del micidiale Re Caramello. Bene, cari amici, per oggi vi fermo qui. Se questa storia vi piace, seguitemi per la prossima puntata. Se vi va, iscrivetevi al canale, lasciatemi un bel pollice in su e noi ci vediamo la prossima volta. A presto!